Tutto quello che devi sapere sugli uomini in 50 frasi celebri. Se ti va, fammi sapere qual è la tua preferita. Gli uomini vogliono che tutte le donne si sdraino come puttane e si alzino come vergini. Il cromosoma maschile è un cromosoma femminile incompleto. In altre parole, il maschio è un aborto che cammina, abortito allo stadio genetico. Essere maschio è essere deficiente, emozionalmente limitato. La mascolinità è una malattia di deficienza e i maschi sono storpi emotivi. Le donne possono essere capaci di simulare gli orgasmi, ma gli uomini possono simulare un'intera relazione. So che Dio è un uomo. Se fosse una donna, avrebbe creato lo sperma al gusto di cioccolato. Per attirare gli uomini, io indosso un profumo che si chiama interno di macchina nuova. Mentre i contadini generalmente assegnano un gallo a 10 galline, 10 uomini sono a malapena sufficienti per soddisfare una donna. Tutti gli uomini sono omosessuali in potenza. Devono solo saperlo, imbattersi nell'incidente o nell'evidenza che glielo rivelerà. Il volto di un uomo è la sua autobiografia, il volto di una donna è la sua opera di fantasia. Non c'è niente da fare, le donne sono meglio degli uomini. L'uomo dovrebbe essere un oggetto di piacere e basta. Un uomo può indossare ciò che vuole, resterà sempre un accessorio della donna. Un uomo si è perso qualcosa se non si è mai svegliato in un letto sconosciuto di fronte a un volto che non vedrà mai più. E se non ha mai lasciato un bordello all'alba con la tentazione di buttarsi nel fiume per il puro disgusto che prova per la vita. Il massimo desiderio sessuale di un uomo è una vergine con l'esperienza di una puttana. Qualunque donna che pensi che la strada per arrivare al cuore di un uomo passi per il suo stomaco sta mirando 25 centimetri troppo in alto. Dietro ogni uomo di successo c'è una suocera incredula. Se gli uomini potessero restare incinti, l'aborto diventerebbe un sacramento. Il parto è doloroso. Fortunatamente la donna tiene la mano dell'uomo, così lui soffre meno. Nessun uomo può dire di non essere stato crocifisso almeno una volta a quel ramo di ulivo che è la donna. Un uomo ha bisogno di una donna di tanto in tanto, se non altro per provare a se stesso che riesce a procurarsela. Il sesso è una faccenda secondaria. Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cashmere e un paio di occhiali neri. Le vittorie contro le donne sono le sole che si ottengono fuggendo. Le donne non hanno invidia del pene, sono gli uomini a invidiare la fica. Dietro ogni uomo di successo c'è una donna e dietro di lei sua moglie. Le donne come me si attaccano soltanto agli uomini con una personalità superiore alla loro. E io non ho mai trovato un uomo con una personalità capace di minimizzare la mia. Ho sempre trovato uomini, come definirli? Carucci. Si piange anche per quelli carucci, intendiamoci, ma sono lacrime di mezza lira. A 80 anni si cade in due stadi. Il primo, che fai la corte alle donne, ma poi speri che non ci stiano. Il secondo è ancora peggio. Fai la corte alle donne, ma non ti ricordi più per cosa. Ho molta difficoltà con l'idea che possa esistere un uomo ideale. Per quanto mi riguarda, i maschi sono il prodotto di un gene danneggiato. Loro fanno finta di essere normali, ma tutto ciò che fanno è stare lì seduti con un sorrisino sulla faccia nel mentre che producono sperma. Lo fanno tutto il tempo, non si fermano mai. Imparalo adesso e imparalo bene, figlia mia. Come l'ago della bussola segna il nord, così il dito accusatore dell'uomo trova sempre una donna cui dare la colpa. Come definiscono gli uomini una relazione 50-50? Noi cuciniamo, loro mangiano, noi puliamo, loro sporcano, noi stiriamo, loro stropicciano. Nessuno è, di fronte alle donne, più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell'uomo malsicuro della propria virilità.
Un uomo che non piange non potrà mai fare grandi cose. Il maschilismo è una malattia che attacca gli uomini, ma è trasmessa dalle donne. Dio ha dato all'uomo un pene e un cervello, ma sfortunatamente non lo ha provvisto di abbastanza sangue da far funzionare entrambi nello stesso momento. I diamanti sono i migliori amici di una donna, i cani sono i migliori amici dell'uomo. Ora sai quale sesso è più intelligente. Troppo spesso l'uomo forte è silenzioso solo perché non sa cosa dire, ed è ritenuto forte solo perché è rimasto zitto. Mi chiedo perché gli uomini facciano tanto i seri. Hanno questa cosa lunga e delicata che penzola fuori dai loro corpi e che va su e giù a suo piacere. Se fossi un uomo sarei sempre a ridere di me stesso. Il genere umano sarebbe rimasto nel suo stato originario se non fossero esistite altro che le donne. Ogni progresso è opera dell'uomo. Ritengo che l'odiare i maschi sia un onorevole e vitale atto politico. Gli oppressi hanno il diritto di odiare l'intera classe che li sta opprimendo. Che gli uomini preferiscano le bionde è dovuto al fatto che, apparentemente, capelli chiari, carnagione delicata ed espressione infantile rappresentano l'apice di una fragilità che ogni uomo desidera violare. L'uomo debole compensa con la violenza ciò che gli manca in forza. Mai fidarsi di un uomo con il cazzo piccolo. Com'è che agli uomini piacciono le donne intelligenti? Perché gli opposti si attraggono. I capelli sono la prima cosa e i denti la seconda. Capelli e denti. Un uomo che ha queste due cose ha tutto. Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre. Per avere successo con l'altro sesso dite che siete impotenti. Lei non aspetta altro che smentirvi. Gli uomini chiamano difetti delle donne le qualità che essi non hanno. Io penso che gli uomini con il piercing alle orecchie siano meglio preparati al matrimonio. Hanno provato dolore e comprato gioielli. Quando un uomo esprime un'opinione è un uomo, quando lo fa una donna è una puttana. Adamo è nel paradiso terrestre con tutti i comfort possibili, ma sente che gli manca qualcosa che riesce solamente ad accostare a un colore, un rosa pallido. Dio se ne accorge e crea la donna. Ma pecca di presunzione, perché Adamo voleva solo la Gazzetta dello Sport. Un uomo è due persone, se stesso e il suo cazzo. Un uomo porta sempre il suo amico alle feste. Dei due, l'amico è più simpatico perché è più spontaneo nel manifestare i suoi sentimenti. Come si capisce quando un uomo sta facendo progetti per il futuro? Perché compra due casse di birra invece che una. L'ultima, gli uomini ingannano più delle donne. Le donne meglio. Bene, questo è tutto. Se ti va, fammi sapere qual è la tua preferita. Alla prossima!